Pace e bene, bentornati. Anche oggi, 12 novembre, noi ricordiamo San Josafat. Ascoltiamo. Nato nel 1580 circa da una nobile famiglia ucraina, gli viene messo il nome di Giovanni. Nel 1604, dopo aver ricevuto una profonda formazione spirituale, Giovanni entra nell'ordine di San Basilio, nel monastero della Santissima Trinità di Vilna, assumendo il nome di Josafat. È affascinato dai padri della Chiesa, sia dell'Occidente che dell'Oriente, e ritiene fondamentali i loro scritti per ricostituire l'unità dei cristiani. Nel 1609 viene ordinato sacerdote, riscuotendo ovunque consensi per la sua capacità oratoria. La sua fama si diffonde presto e viene nominato archimandrita di Vilna. Il 12 novembre 1617 viene consacrato vescovo. Josafat imposta la sua azione pastorale sull'attenzione ai poveri, ai quali distribuisce il cibo della curia vescovile. Visita periodicamente i suoi sacerdoti per incoraggiarli e sostenerli nel loro ministero. Organizza annualmente un sinodo con i suoi preti, come occasione di confronto pastorale e di incontro fraterno. Si impegna in ogni modo per far amare la Chiesa e il Papa. Il suo impegno pastorale, sostenuto da un'intensa vita spirituale e accompagnato da seguitissime catechesi, suscita ben presto invidia e gelosia da parte di coloro che non condividono la sua scelta per l'unione con il Vescovo di Roma, a quel tempo oggetto di dispute e separazioni. Mentre si trova in una visita pastorale, un gruppo di facinorosi irrompe nel palazzo vescovile, ferendo e uccidendo indiscriminatamente chi incontra. Josafat si fa loro incontro, dicendo: «Figlioli, perché colpite quelli della mia casa? Se avete qualcosa contro di me, eccomi qua». Viene ucciso e il suo corpo gettato in un fiume. È il 12 novembre 1623. Il coraggio dimostrato nell'affrontare anche la morte suscita ammirazione e perfino il pentimento dei suoi assassini, che si convertono. I molti miracoli a lui attribuiti gli ottengono quindi il titolo di beato. Poco più di due secoli dopo, il 29 giugno del 1867, viene canonizzato da Pio IX. San Josafat, un altro nostro fratello martire. Di lui poche notizie, ma il martiriologio romano ci racconta di lui. Morì per l'unità della Chiesa e per la verità cattolica. Due valori molto importanti, l'unità della Chiesa e la verità. Due cose che dobbiamo difendere e difendiamole innanzitutto con la nostra preghiera, ma anche con la nostra adesione a questa verità. Vedete, queste due parole mi rimandano immediatamente ad una persona, senza nessun dubbio. Questa persona è Papa Francesco. È lui l'unità della Chiesa e noi tutti i suoi figli riuniti come intorno ad un unico padre, intorno a Cristo. E anche verità è una parola che mi riporta a Papa Francesco. Vedete, lui che sta cercando di portare in maniera fresca, in maniera nuova, l'insegnamento della Chiesa, che è sempre quello, un insegnamento di misericordia, un insegnamento di carità, un insegnamento d'amore verso tutti gli uomini. Allora proviamo tanta tenerezza verso il nostro Pontefice e preghiamo per lui. E proprio anche per lui vogliamo invocare particolarmente l'intercessione di San Josafat, che ricordiamo oggi. San Josafat, prega per noi.